60 centraline, una rete di nodi multisensoriali intelligenti saranno distribuiti sul versante meridionale dell'Etna dal rifugio Sapienza, arriveranno sino all'aeroporto di Catania. Sensori a basso costo con il compito di rilevare la quantità di cenere vulcanica emessa in modo da avvertire attraverso un sistema wireless lo scalo di Catania. Sulla pista del Fontana Rossa potranno entrare in azione in anticipo le macchine spazzatrici in modo che la cenere non si accumuli, costringendo lo scalo ad ore di sosta. La ricerca finanziata dalla Regione vede impegnato il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Elettrica ed Informatica dell'Università di Catania, l'INGV e 3 aziende private. L'Etna si rivela sempre più un vulcano laboratorio, anche se resta in stand-by una delle ricerche più interessanti dell'INGV. L'INGV ha messo a punto, come dicevo, un sistema globale per la misura e per la previsione delle nubi vulcaniche, quindi già quando sono in aria e quindi sono importanti per evitare che gli aerei ci passino dentro. Purtroppo l'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, ritiene di non supportarlo per problemi di fondi e perché pensa che non sia necessario per mantenere comunque la sicurezza dei voli. L'aeroporto di Catania è in tutto il mondo lo scalo che risente maggiormente dei problemi legati alla ricaduta di cenere vulcanica a caratterizzare l'Etna. Infatti la sua continua attività eruttiva dal 79 ad oggi si sono registrati 220, lo scorso anno 25.